l'ambito psicologico rispetto alle punizioni. Possono essere utili, possono non essere utili. Chiaramente una punizione deve in primo luogo non essere una punizione di tipo fisico o corporeo. Queste tipo di punizioni non sono più accettabili a livello educativo, perché servono solo in realtà per incutere terrore oppure addirittura per umiliare il bambino o il ragazzo. Quindi non vengono ritenute utili perché? Perché sostanzialmente il bambino poi sicuramente cercherà di rispettare la regola. Sicuramente cesserà immediatamente il comportamento errato, ma svilupperà prima un senso di terrore nei confronti dei genitori, in primo luogo. In secondo luogo, svilupperà invece un senso di frustrazione e di rabbia, verso gli stessi, sostanzialmente. Quindi che cosa capita poi di conseguenza? Che il bambino tenterà poi la vendetta di vendicarsi nel tempo, oppure piano piano potrebbe non avere più paura delle punizioni date, quindi bisognerebbe continuare ad aumentare il livello e la soglia di timore che viene messo e imposto al bambino. Invece, se utilizzano delle punizioni più adeguate, possono sicuramente essere utilizzate, ma devono essere immediatamente date dopo il comportamento scorretto che ha tenuto il bambino, perché altrimenti la persona non riesce a capire il nesso logico tra ho messo in atto un comportamento sbagliato e tu dopo mezza giornata mi dai una punizione. Quindi assolutamente si è osservato che l'uomo risponde alla punizione in maniera positiva solo se viene data appena dopo il comportamento errato. L'altra cosa è che chiaramente la punizione deve essere, anche se adeguata e non fisica o psicologica, deve essere sempre data in corrispondenza all'età. Io non posso dare a un bambino di 5 anni una punizione che dura 4 settimane o un mese. È impensabile perché il bambino non riesce a tenerla e a portarla avanti e di conseguenza non ci riuscirà nemmeno l'adulto. Quindi piuttosto che elevare una punizione per l'insistenza del bambino, è meglio non darla oppure darla in forma molto più ridotta, che sia possibile. Quindi portarla a termine tutta. Quindi l'importante è anche che se si dà una punizione, non bisogna chiaramente ritrattare, altrimenti, scade quello che è l'effetto, perché il bambino capisce che se insiste può ottenere lo stesso quello che lui vuole. E la punizione deve riguardare il comportamento, non la persona. Quindi l'adulto, quando eroga una punizione, deve essere tranquillo. Non ha senso dare una punizione eclatante per la rabbia, perché di nuovo, anche se è una punizione adeguata, il bambino la percepirà come qualcosa di imposto. La percepirà come qualcosa di fatto apposta nei suoi confronti, la percepirà come un'umiliazione, un'offesa, e quindi questo non è il risultato che ci si può o ci si vuole attendere dalla punizione stessa. Bisogna essere tranquilli e sapere che si è erogato quella cosa per bloccare un comportamento. Fine. Non ci deve essere nessuna intenzione di altro tipo, quindi di far valere le proprie opinioni, di esercitare il proprio potere sul bambino. La letteratura in realtà ci dice una cosa molto precisa, che il bambino con la punizione può imparare a cessare un comportamento, ma non impara il comportamento adeguato che invece, in sostituzione a quello sbagliato, dovrebbe mettere in atto. Quindi, quando noi mettiamo in atto una punizione, dobbiamo sapere che quella sancisce il non poter fare un comportamento, ma non fa capire al bambino quale invece è il comportamento adeguato da tenere, e quindi questa cosa qua bisogna poi farla dopo quello che si è prospettato loro come punizione.